Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta cercherò di non mettere la mano nel microfono perché il video precedente è venuta una merda. Ora iniziamo con il livello un po' brutto. Comunque, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ma soprattutto ciao a Riccardo. Sì, l'avevo promesso di salutarlo, ma non in questo video. Ma nel video tipo delle domande trivia, come si chiama, Kingdoms. E però purtroppo ogni volta registro quel gioco e mi laggano, mi partono le domande. Quindi nel mio canale purtroppo non ci sarà. Sarà sicuramente un problema delle wifi. Tipo con questo programma i giochi che vanno con la wifi non. Ora io per fare la R, no? Mi verrà un po' difficile. Perché non posso prevedere come posizionare le mani. Quindi verrà un po' difficile comunque. A non toccare il microfono. Comunque, se ci avete fatto caso, gli orsi polari, quelli grandi, qui sono più piccoli. Quelli grandi sono più piccoli rispetto a quella della PlayStation 1. Ora qua mi devo ricordare un po' la strada. E devo cercare di prendere tutte le casse. Non sono riuscito a prendere una cuoco, maledizione, mannaggia. Vaffanculo, non mi salta. Ecco, certe volte mi fa pure questo problema. Non so, sicuramente sarà il problema là del programma in cui registro. Perché vaffanculo. No, no, stavolta è stata colpa mia. Manage. Qua in questo gioco Polar, devo dirlo, è brutto, non mi piace per niente. Tranne qua l'hanno reso come la PlayStation, ma non so, di profilo l'hanno fatto un po' strano. Ma sarò io che vedo cagate. Comunque. Ok, vita. Ah, se vedete quando la vita. Mamma mia, non stavo prendendo i checkpoint. Le casse della vita messe così frontalmente in queste parti qua di Polar, anche su Crash 2 nelle parti dell'acqua, livelli dell'acqua, sono le stesse di Crash 1. Mentre invece quando è in 2D, si diciamo, in due dimensioni, la vita e la faccia di Crash è un po' diversa. Io me le ricordo sempre più lunghe queste qua. Ah, meglio così. Si vede che sono migliorato, non lo so. Cerco di evitare di fare le scivolate, purtroppo, perché se no c'è il rischio di che metto la mano nel microfono e poi non si sente niente e il video viene uno schifo. Purtroppo la seconda parte è venuta in questo modo, vaffanculo. Solo io posso rodeare. Madonna, ma perché? Sono un vostro coetaneo, porca miseria, pinguini. Vabbè, per esempio qua ho tanta voglia di fare la scivolata, vediamo se... cercherò di metterla così, ma mi verrà un po' difficile. Ma sti cazzi, ma ste sticchie. Mastica Gianluca, mastica, mastica, e sto masticando, e masticazzi. Citazione. Oh. Mamma mia, devo cercare di non saltare quando ci sono ste cose. Dio! Devo cercare pure di non bestemmiare. Scusate, vi sto facendo vedere sempre la stessa parte, ma... Tagliare mi rompe il cazzo. Tanto, la strada è questa. Minchio. Oh! Ma che cazzo! Io non ho mosso nulla, oh, ma devo stoppare per forza. Almeno fino a qui. Mi viene male, ho le mani. Qua devo fare attenzione perché se salto, cioè se tocco quella parte anche se sta sopra, mi schiaccia. È successo prima quando non stavo registrando. Che mi ero dimenticato di riprendere la parte. Meno male che sono morto, se no facevo tutto il livello senza registrare. Ok, meno male che qua i bonus mi contano. Li contano come checkpoint. Vabbè. Pi, 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 pi. Allora.
Le sto prendendo tutte le casse, mi sa. Spero di non aver dimenticata una. Qua siamo nella... Oh, madonna, perché quando succede questo? Vabbè, almeno non sono morto. Cosa positiva. Cosa positiva è che posso saltare pure tutto in questo modo. Sì, però è da bastardi mettere questa cosa e poi si può cadere di qua, boh. Vaffanculo. Progettano le cose. Ok, 18 su C18. Piripipi. Mamma mia, sta foca. Non vedo la gemma. 94 su 96? No, scusate, devo rifare il livello. Non ho capito quale cazzo ho dimenticato. Ok, sono riuscito a riprendere la gemma e sinceramente non ho capito quale fosse quella che mi sono dimenticato, non so. Ah, c'è questo, questo, questo e questo, ok. Qua prenderemo la prima gemma colorata, quella verde. Come nel primo Crash, la prima gemma colorata è quella verde. I livelli dello spazio. Ah, questi sono bellini. Guardate là il pianeta Terra com'è. È tagliata a metà. Vabbè, mezza terra. Ok, qua. Ah no, qua non possiamo prendere ancora tutte le casse. Perché ci serve la gemma gialla. Mi stavo dimenticando che non ho la giravolta continua. Quindi lo facciamo veloce, veloce, senza perdere tempo. Bello scorrevole, lo facciamo, dai. Poi il livello dove... No, affanculo. La parte della gemma qui è fighissima. E che palle. Non vi dico niente. Vabbè, già molti lo sapranno, sicuro. Ma chi non lo sapesse... Non spoilerò. Dico soltanto che è una figata e che è un peccato che... Non abbiano messo parti... di quel genere. Negli altri livelli. Mamma mia, ho rischiato però. No, non me ne frega nemmeno delle vite. Tanto il game over è sicuro che non lo faccio. Spero, eh. Quante vite ho? No, ia, 49. Ok, avete visto i frutti Wumpa, sì, e di là la gemma. Ehi, oh, lady. Mamma mia. Piripip. I livelli dello spazio, almeno la soundtrack, ci doveva essere pure in Crash 2 Entrance. Però la soundtrack è un pochino più remixata. Era infatti più bellina. E niente. Però secondo me sicuramente non erano nello spazio, ma tipo nel posto di Crash 2 era tutto tecnologico, sapete, no? No, perché ho fatto il bonus? Che non mi conta niente come casse, muori. Vabbè dai, ho fatto tipo come checkpoint. Prendiamo sto scusa. Ecco appunto, allora è servito, dai. Era tutto calcolato, ragazzi. Era tutto un programma mio, no? Sapevo già. Che abbiamo preso il cristallo. Piri piri piri. Quando. Oh, ma questo livello non finisce più. Ok. Ah, sì, si sta finendo. Ecco, per questo mi piace più l'XS. Perché sono più completi i livelli. Sono più lunghi. 2 in 3, 2 in 3, un chilometro, un metro, anzi fai un livello. Ok, ci prendiamo con la prima gemma colorata. Non vi dico dov'è. Tanto ci prendiamo pure tutte le casse. Mamma mia, no, ma non scappa. Ah, poi... vai, è scoppiato bene. Nel video precedente pure... Ho notato, vaffanculo, questa TNT di merda. Che quando clicco qua la A e la B, i tasti, sento tipo il rumore delle dita, no? E fa ton ton ton. Scusatemi, ragazzi, però... Io il massimo che posso fare è questo. Se volete che continui il gioco, me lo dite, sennò... Boh.
Devo pur portare qualcosa nel canale. Ok, questo checkpoint non mi va di prendere, mi sta sul culo. Non me ne frego adesso della gemma. Abbiamo attivato delle casse. Vabbè, dai, torno indietro, vado a riprendere il checkpoint. Vado a riprendere il checkpoint perché questo è un gameplay. Deve essere fatto bene sto gameplay, lo voglio fare tutto al 100%. E vabbè, continuiamo ad andare avanti. Ah, ma qui siamo all'inizio. Vabbè, per chi non lo sapesse, abbiamo attivato questa TNT. Però sono scemo, io non dovevo prendere il checkpoint adesso. Vabbè, che se ne frega, tanto cercherò di non morire. Se no devo andare a riprendere la gemma. Tipo, evolevi, eh? Ah, siamo a 11 minuti, non so se riuscirò a farla tutta sta warp, ma come cazzo ha fatto a non prendermi? Stessa cosa come ho fatto io a non prendere lui, vabbè. Oh, meno male, checkpoint. No, mi sa che vaffanculo. Non ce la faccio a finirlo tutto. Sta warp. Volevo portare Tiny Tiger, tanto Tiny Tiger è una cazzata. Doveva essere il primo boss, secondo me. Vabbè, Dingo dei sì, è facile, ma con quel trucchetto lì che vi ho fatto vedere nel primo episodio. Però, chi non sapesse quel trucchetto, allora Tiny è molto più facile. A parer mio, eh. Ora, se non prendo la gemma nemmeno qui, guarda. Ecco. Palle, oh. Ma vaffanculo! Pesce palla di merda. Pesce palla rompono le palle. Ecco perché si chiama pesce palla. Non per la forma, perché rompono le palle. Ehi. Non mi va nemmeno di stoppare il video. Ma qua siamo un'antica Roma, ma cos'è? I resti dell'antica Roma. Ma che è? Ma sono invulnerabili, ma cos'è? Oggi sti calamari mi stanno simpatici. Ah, e vai, meno male. Andiamo nel tubo di Super Mario. Eh sì, dai, ci fermiamo qua perché il prossimo sarà questo, sotterra. Vabbè, questo non è brutti. Aia, dirigi, mi è venuto un crampo nel piede. E poi questa è una palla pazzesca. Ok, dai, ci fermiamo qui. Io spero che si senta bene l'audio stavolta. E ci vediamo nella prossima parte. Ciao ragazzi.